Paolo Assi, come mai stasera è qua? Sono qua per un motivo molto semplice. Ho fatto una proposta concreta, tra l'altro utilizzata anche in altre città, per esempio Bologna, di utilizzare gli spazi della Marina Militare, in questo caso comunque delle forze armate non operative, per esempio la caserma Duca degli Abruzzi, per ospitare migranti. Mi sembra veramente paradossale quella di spendere dei denari pubblici che potrebbero essere utilizzati per gli italiani che ne hanno bisogno, quando per dare assistenza ai migranti o comunque per accoglierli ci sono delle strutture che non vengono utilizzate ma che comunque costano ai contribuenti e che potrebbero essere, che sono strutturati di tutta la logistica necessaria all'accoglienza, quindi camerate, bagni, mense e servizi, e che potrebbero essere utilizzati tranquillamente per far sì che questa accoglienza avvenga e sia anche sotto controllo. Quindi, se dobbiamo ricevere, come pare che accadrà in futuro, con questa scelta scellerata di far arrivare le navi fino alla Spezia, farlo almeno nel modo più idoneo. Allora, Stefania Pucciarelli, una sua dichiarazione sulla scelta del comune di Sarzana di ospitare questi 12 migranti qui nella discoteca Ex Zebra. Beh, la scelta, diciamo, non è tanto che contesto la locazione, anche se qua sinceramente sappiamo bene che di sera il viale è ospitato da prostitute, per cui a mio avviso c'è anche un problema di sicurezza. Tutto secondo me si basa sul fatto, uno, se noi riusciamo comunque a garantire ai nostri concittadini il solito trattamento, cioè vitto, alloggio e tutto a titolo gratuito e a spese dello Stato, cosa che sicuramente non avviene. E poi nel momento in cui si parla di solidarietà, io ripeto che la solidarietà si fa con le proprie tasche, non con le spese dei cittadini italiani, perché anche qua nel momento in cui si va a pagare un canone di affitto che si aggira sui 5.000 euro, vuol dire che dietro è un business e non è solidarietà, perché la solidarietà, ripeto, si fa con le proprie tasche. Poi con tutte le famiglie, con tutti gli anziani che hanno bisogno, con gli anziani che non riescono neanche a pagarsi le medicine, lo Stato non pensa, però a chi arriva clandestinamente nel nostro territorio, in automatico gli viene garantito e concesso tutto quello che a noi italiani da tempo non viene più dato. L'italiano si sente abbandonato da questo Stato che pensa solamente a chi arriva nel nostro territorio, e questo non è più concepibile, non è più accettabile. Piero Sommovigo, Partito Comunista d'Italia, anche lui stasera qui, insomma, c'è un po' di gente, un po' di confusione. Perché sei qua? Ma sono qua per dire praticamente che stiamo strumentalizzando un problema, a mio avviso, molto più grande e in questo momento soltanto strumentalizzato. C'è un mondo che sta morendo dalla fame, sta morendo alle bombe che sono 20 anni che ci buttiamo sulla testa, sta morendo perché sono degli interessi economici paurosi. E il problema qual è? Il problema è il povero, cioè quando si vuole mettere i poveri contro i poveri si è sbagliato di come principio, perché il povero non ha colore, non ha razza, ci sono i poveri italiani, ci sono i poveri del mondo. O si pensa di risolvere i problemi dei poveri nel mondo, o altrimenti sono soltanto strumentalismi e sono lotte soltanto di parte. Se vogliamo dire che noi siamo una razza superiore, questi negri ci fanno paura, io non sono assolutamente d'accordo. Sulla polemica, la Caritas paga, si dice, circa 5.000 euro al mese di affitto al proprietario di questa ex discoteca. Pare persona anche vicina alla politica sarzanese. Ecco, cosa mi dici di questa cosa qua? Ma guarda, se questa fosse vera è una cosa estremamente grave. Perché specialmente se è realmente vicino a dei partiti politici sul nostro territorio, perché a mio avviso la Caritas e altre associazioni stanno svolgendo un ruolo che proprio la politica non svolge.
e purtroppo sarà sempre più facile che determinate associazioni di volontariato svolgano certi ruoli, proprio che la politica non svolge, di conseguenza lucrare su questa cosa mi sembrerebbe una cosa molto particolare. Io inviterei, e sono anche disponibile, e io parlavo l'altro giorno con mia moglie, mi diceva se noi abbiamo una stanza vuota, se per caso c'è bisogno ne posso prendere anche una in casa, io ne ho già due in casa. Nella mia famiglia abbiamo un sudafricano e una colombiana, di conseguenza io ho una famiglia multietnica già di natura e sono lì tranquillamente e sono uguali a me, uguali a noi, non c'è assolutamente problema. Questo razzismo, che poi si tratta di razzismo nei confronti di chi, l'ho detto prima, lo ripeto, non si può fare una guerra tra poveri. Il problema è che in Italia viviamo una situazione allucinante, ma loro forse la vivono peggio che noi, perché se io devo vedere la televisione un bambino messo dentro una bambina, mi ricordo se era un bambino messo dentro la valigia, vuol dire che è proprio gente disperata, che scappano dalla fame, che scappano dalla guerra, che scappano da una situazione. Qui siamo già scappati anche noi parecchie volte negli anni addietro. Di conseguenza la memoria, anche la nostra memoria, è molto corta. Perché io, parlando con i miei, che ormai sono tutti morti, ma come ricordi storici, quando si parlava di sfollamenti, che la gente andava via perché erano bombardati, che la gente andava in montagna, sfollava dai centri urbani perché c'erano le bombe, l'abbiamo fatto noi e ci hanno ospitato in tutta Italia. Di conseguenza queste cose abbiamo proprio la memoria corta, non ce le ricordiamo. E quindi è un problema molto grave, problema di coscienza, problema di cultura e problema proprio di umanità. Sauro Galli, consigliere comunale nel comune Spezzino. Stasera si trova a Sarzana per questa manifestazione qui davanti all'ex Zebra. Come mai? Amici mi hanno avvertito che c'era questa trasmissione e ho ritenuto interessante essere presente, anche se gli impegni di campagna elettorale sono tali per cui non ho potuto fermarmi a lungo. Alle 9 ho un altro incontro e mi dispiace, perché avrei certamente gradito capire quelli che sono gli umori della gente rispetto al tema che mi pare che riguardi l'immigrazione, se non ho capito male. Ecco, ma rispetto al tema dell'immigrazione, lei è favorevole, cioè condivide, diciamo, l'iniziativa del comune di Sarzana, cioè comune, vabbè, la Caritas che, diciamo, si è fatta carico di questi migranti, 12 migranti, oppure è contrario? Ma rispondere in maniera favorevole o contrario non è semplice e penso che sia anche ingiusto. Perché il tema, quando riguarda uomini, individui, è sicuramente un tema complesso. Certo, coloro che affrontano viaggi del genere sono dei poveri disgraziati, su questo non ci piove. Certo, l'iniziativa della Caritas, io conosco bene la Caritas, so che la Caritas ha iniziative lodevoli. Però il problema più generale che coinvolge l'immigrazione non può limitarsi ad un aspetto contingente. È certo che è giusto salvarli quando sono in itinere, però è necessario anche fare una politica più di attenzione nei luoghi d'origine, perché anche un'immigrazione così incontrollata produce certamente dei guasti. Ecco, quindi la politica di attenzione nei luoghi di origine, ergo sia non sfruttare le risorse di certi paesi, perché chiaramente sono i paesi occidentali che sfruttano comunque i paesi africani in linea di massima. In parte è così, sicuramente è stato così per molto tempo. Ora è vero che il colonialismo è da tempo che è finito, però sicuramente i paesi, soprattutto i paesi del Sahel, ma non solo quelli, sono paesi nei quali lo stato di povertà e le malattie e quant'altro opprimono a tal punto le persone che le invitano a compiere viaggi allucinanti attraverso il deserto. Pertanto una politica di attenzione va fatta, è necessaria, e credo che sia difficile che in due parole
poter ragionare in maniera per cui il problema si risolva, non è così semplice, insomma. Ecco, quindi per esempio, non so, in Sudafrica diciamo che le miniere di diamanti dovrebbero essere a disposizione dei cittadini, cioè degli abitanti del luogo, non dei paesi occidentali. Ma non è così, non si può dire le risorse debbono essere a disposizione, diciamo, quantomeno risorse come i diamanti. Diciamo che per esempio l'acqua deve essere a disposizione. L'acqua certamente deve essere a disposizione. E il petrolio? Il petrolio un po' meno, l'acqua sicuramente di più. Cioè il petrolio quindi meno a disposizione degli africani? Tutte le risorse devono essere a disposizione del popolo, per cui chiaramente anche il petrolio, però credo che l'acqua, l'accesso all'acqua e più in generale l'attenzione nei confronti delle malattie sia uno dei problemi centrali. Grazie. Allora, Amalia Fratigiani, Spezzina, stasera anche lei è qui a Sarzana, a questo presidio per questa polemica sui 12 immigrati. Come mai è qua, signora? Innanzitutto perché siamo stati invitati, come prima il consigliere Galli, da alcuni amici. Purtroppo per un altro impegno alle 21 è il solito, dobbiamo per forza lasciare, però lascio comunque qua mio marito, Riccardo Pratesi, da sempre in Forza Italia. Lascio lui, che suppongo dovrà anche intervenire alla trasmissione. Io purtroppo devo andare. Ecco, ma lei cosa ne pensa dell'accoglienza di questi 12 immigrati? È favorevole, contraria, si sente solidale? È solidale con la povera gente, per forza, non potrei dire altrimenti, solo che adesso da troppi anni si dice emergenza immigrazione, però l'emergenza resta e non si fa niente. Per cui, insomma, qualcosa non possiamo continuare su questa falsa riga. Io credo comunque che queste 12 persone potranno essere sicuramente collocate invece che in alberghi e costringere il privato a occuparsene. Credo che in questo caso debba intervenire, come sempre dovrebbe, lo Stato, e magari metterle nelle caserme che sono già attrezzate e non peserebbero così sulla collettività. Grazie. Allora, Giorgio Guazzini, responsabile regionale di Casa Pound, stasera qui a Sarzana, perché? Siamo qui per ribadire la nostra politica sull'immigrazione. Noi siamo per lo stop all'immigrazione. Per noi l'importante è impedire proprio alle persone, questi migranti, che per noi sono povera gente, di partire. Noi non siamo per bloccare le barche sulla costa nordafricana, non farli proprio arrivare, perché comunque è illudere questa povera gente. I nostri politici promettono a queste persone, o fanno credere a queste persone, che qua in Italia possono trovare comunque lavoro, casa o comunque una vita decente, mentre invece la verità è che qui in Italia ci sono prima gli italiani, ci sono troppi italiani che non hanno diritto alle cose fondamentali tipo casa e lavoro, quindi non c'è posto per nessuno. Ecco, e per esempio, no, una riflessione, lei dice che qui non bisogna dare prima spazio agli italiani, lei non pensa che magari, come dicono tanti, così voci di corridoio, bisognerebbe forse lasciare le risorse agli africani? In questo modo, non essendoci lo sfruttamento, non ci sarebbe neanche questo problema dell'immigrazione così selvaggia? Sappiamo benissimo che questa immigrazione selvaggia fa comodo a tanti, fa comodo ai padronati per avere nuovi schiavi, avere la possibilità di avere del personale sfruttato, pagato con una miseria, fa comodo alla Chiesa per avere nuovi fedeli, fa comodo ai partiti di sinistra per avere nuovi voti e, cosa più grave, fa comodo alla malavita. Perché poi queste persone, trovandosi qui con l'acqua alla gola, molti
purtroppo prendono la strada della malavita e della delinquenza. Ecco, ma per esempio la malavita comunque ne fa un business, appunto, no? Le mafie comunque arruolano queste persone, quindi comunque le mafie italiane, no? Sono le mafie italiane, la Camorra, l'Andrangheta, la Cosa Nostra, che comunque hanno tutto l'interesse di arruolare gli ultimi del mondo. Allora, qual è la sua opinione rispetto a questo? A maggior ragione, dato che qui già i nostri delinquenti sfruttano queste persone, le arruolano, la nostra proposta di fare qualcosa per non farli proprio partire, questo sarebbe già una soluzione di un problema. Noi siamo per aiutarli a casa loro. E come si fa a aiutarli a casa loro? Casa Pound ha dei progetti in Congo, sta aiutando delle persone là, sta aiutando le persone in Birmania, sta aiutando in Kosovo, quindi non sono solo parole le nostre, ma sono fatti. Ecco, noi nel nostro piccolo movimento autofinanziato riusciamo a fare queste cose, non vedo perché partiti più grandi o comunque associazioni che hanno magari fondi e soldi a disposizione non possono aiutarli là a casa loro invece di illuderli, farli venire qua e far fare la fine che vediamo, o malavita, sì, o miseria. Ecco, però aiutarli là, cioè il discorso è annoso, il discorso dell'Africa, no? Quindi cioè le risorse naturali di cui l'Africa è ricca, quindi dal petrolio ai diamanti, vengono comunque sfruttati dal mondo occidentale. Allora, quindi aiutarli là cosa significa? Che comunque il mondo occidentale può continuare a sfruttare le risorse africane, mantenendo comunque di fatto in schiavitù i popoli africani, però aiutarli lì in che forma? Ma allora, adesso qui stiamo andando su un tema veramente molto più enorme del problema degli immigrati che vengono in Liguria. Ma è fondamentale questo tema. Però sicuramente illuderli e farli partire e dirgli ok, partite, poi magari vi veniamo a prendere in mezzo al mare, vi portiamo noi in Italia, comunque questo non è la soluzione. Beh, questo indubbiamente, però voglio dire rispetto alle risorse, rispetto alle risorse, visto che fate questi progetti, per esempio progetti di educazione al non sfruttare le risorse dell'Africa, ce ne sono? Da parte nostra? In generale. In generale io non posso parlare per gli altri, da parte nostra noi facciamo quello che possiamo, andiamo là, abbiamo del personale ospedaliero, aiutiamo con medicinali, con raccolta fondi, volontariato, beneficenza, abbiamo raccolto fondi per la Birmania, 2 ambulanze per la Siria, questo è quello che possiamo fare. La Birmania però è in Asia. Ho capito, sempre migranti sono, non si sta parlando di africani o asiatici. Migranti in generale. Migranti in generale. Grazie. Allora, siamo nella discoteca Ex Zebra che ha scatenato la polemica sui migranti. Siamo qua con Don Luca che adesso ci spiegherà più o meno com'è qui la situazione. I ragazzi sono 12 e hanno 18-20 anni. L'età media di un nostro universitario. Ecco, come trascorrono qui le giornate, qual è lo stato d'animo dei ragazzi e che cosa è successo quando hanno visto questo spiegamento, erano 4 gatti, tra Forza Nuova e Casa Pound? Dunque, la questione è che i ragazzi sono qui da appunto una decina di giorni e in questo tempo hanno un pochino ambientato con i vicini, per esempio, con qualche giro fatto anche negli isolati, insomma sono andati anche in qualche negozio a fare acquisti, insomma hanno un pochino preso un po' di abitudine, ecco, col luogo in cui si trovano. Dicevo acquisti, evidentemente con pochi denari che hanno, ecco. La giornata dei ragazzi passa tendenzialmente nel fare qualche servizio in casa di mantenimento della struttura, quindi dalle pulizie più semplici al dare una mano agli operai che stanno concludendo quei piccoli lavori che sono stati necessari per adottare, diciamo così, per adattare la struttura a ospitare anche delle persone non soltanto per ballare, ecco, ma anche per poter vivere un pochino più a lungo nel tempo della giornata. E poi ora iniziano i corsi di italiano perché è loro desiderio imparare la nostra lingua e poi, come è stato detto, saranno a disposizione come volontari per essere nel comune per così contribuire al mantenimento delle aree verdi, per esempio, piuttosto che della zona qua di dietro dei bozzi, piuttosto che poi, insomma, quello che ci dirà poi il sindaco, noi sentiamo e, insomma, li mettiamo al pezzo. Loro sono molto contenti di essere grati, utili per quello che stanno ricevendo.
Ecco, come può la comunità spezzina sarzanese aiutare questi ragazzi? Beh, sicuramente in questo momento qui quello di cui abbiamo bisogno è un po' di pace, cioè evidentemente senza scendere nelle dinamiche che non mi appartengono come sacerdote, però quello noi cerchiamo semplicemente di accogliere un'emergenza che comunque c'è e la gestione del fenomeno permette appunto che il non metterlo a sistema poi alla fine lasci questi ragazzi a se stessi, quindi magari sono ragazzi, ripeto, se non gestiti, se non coordinati, magari possono anche fare forse cose non buone, come lo farebbe anche un italiano, come lo farebbe chiunque magari nella disperazione. Come lo farebbe chiunque, infatti, nella disperazione si trova, insomma. Questo l'ho detto onestamente, ecco. E quindi questo è fondamentale. Comunque, l'aiuto più bello è quello che tanti hanno già manifestato, portando qualche alimento per loro, quindi per esempio c'è chi è già venuto a trovarci portando un po' di spesa, questa è stata una cosa molto gradita, anche per le colazioni, per esempio, piuttosto che delle coperte per il letto, delle lenzuola, piuttosto che anche dei generi proprio che possono essere anche per l'abbigliamento, delle mutande, anche dei calzini, insomma, tutto quello che può concorrere, ecco, a vestire una persona che, ripeto, è arrivata qui, scalza, in mutande, a volte senza neanche la maglietta, quindi queste condizioni. Ecco, quindi diciamo gli spezzini volendo potrebbero anche portare, che so, dei libri in lingua. Che lingue parlano? Loro parlano evidentemente la loro lingua madre, l'arabo, però poi tutti parlano l'inglese e qualcuno il francese. Teniamo conto che questi ragazzi qui sono in Italia da 10 mesi, erano alla Spezia e ora poi sono stati portati qua in una seconda accoglienza, quindi un secondo livello di accoglienza. Quindi qualche libro anche in lingua potrebbe essere cosa buona, ecco. E magari giochi da tavolo. E perché no? E se qualcuno avesse anche piacere a venire a giocare con loro a calcio, sono dei campioni, quindi la sfida loro la accettano volentieri e la propongono. Perciò allora facciamo l'appello. Volentieri, perché no? Ok, grazie. Noi siamo venuti appunto qui nel centro di accoglienza, abbiamo conosciuto i 12 ragazzi che diciamo sono ospitati dal comune di Sarzana e fortunatamente c'è anche il signor Pasquale, sempre sarzanese, che è qua per manifestare il suo pensiero. Sì, io sono per manifestare il mio pensiero in quanto il problema che abbiamo oggi, che dipende da ieri, è quello della pace nel mondo. Tutti quei milioni di miliardi che si spendono per carri armati, bombe atomiche e quant'altro, dovrebbero adoperarli per andare sul posto e dire: signori, ci dovete scusare perché i nostri avi, anche i vostri, hanno fatto degli errori nel passato. Oggi questo, il mondo sta viaggiando in una maniera che non è più possibile e la felicità e il benessere delle popolazioni e non dei governanti, perché ce ne sono poco dei governanti onesti, finalmente possono godere di quello che la natura gli ha donato. Lei, signor Pasquale, era qui fuori dal centro di accoglienza dei 12 ragazzi da solo e poi ci siamo incontrati qua per caso con la troupe di La Spezia Oggi. Come mai? Lei cosa voleva dire a questi ragazzi? A questi ragazzi volevo dire quello che ho già detto, e cioè loro devono pensare oggi avere delle amicizie, delle comunicazioni con tutti gli altri giovani del popolo, dell'Europa in modo particolare. Ma lei pensa che Sarzana, che comunque insomma Sarzana è una città antifascista, come poi del resto anche La Spezia, Medaglia d'Oro, no? Ecco, pensa che saremo in grado di accogliere questi giovani, ma anche meno giovani, insomma? Certo, voglio dire, sarà un grosso problema, come da tutte le parti, perché chiaramente oggi queste persone che sono scappate dal posto della disperazione, dal posto dove gli europei, nessuno esclusi, hanno fatto dei massacri nel passato. Quindi oggi questi signori vengono qua e mi auguro in pace, e devono trovare chi l'accoglie in pace per potergli dare, diciamo, un'accoglienza umana. Grazie. Luca Manfredini, cittadino di Sarzana, stasera sei qua e hai fatto prima un discorso su questi 12 ragazzi che sono stati accolti nella discoteca Ex Zebra. Ce lo rispieghi per chi segue La Spezia Oggi?
ex discoteca Zebra, prima concessionaria di auto della Citroen, ufficio privato preso dalla Caritas, pagato dalla Caritas a 5.000 euro al mese ufficiali, forse di più, una parte nascosta, ma queste sono illazioni. Sono 12 ragazzi, devono diventare 30, la struttura è stata adibita per farli diventare per 50 persone. Sono brutti questi ragazzi qua? Non necessariamente, non sono brutti questi ragazzi qua, ma quanto costa mantenere questi ragazzi qua dalla Caritas? La Caritas si prende i soldi dal nostro 8 per 1000, giusto? Credo che sia l'8 per 1000. Confermi? Quindi sono soldi tolti allo Stato italiano. Volendo si dà l'8 per 1000 anche alla Caritas. Esatto, e donazioni private. Anche altre ONLUS, altre associazioni. E donazioni private, eccetera. Sono soldi che vengono tolti allo Stato italiano, che è in crisi completa, che non può più assicurare lavoro agli italiani, che non può più assicurare una conduzione familiare dignitosa a tutte le famiglie, e vengono investiti su questi ragazzi. Non mi dà fastidio questi ragazzi, ma come mai la Caritas, col patrimonio immobiliare della Chiesa alle spalle, che è immenso, su cui non paga neanche ICI, IMU o chiamiamolo come vogliamo, ha bisogno di questo capannone specifico e un costo ulteriore di 5.000 euro al mese? Solo quello. Ecco, intanto volevo fare una precisazione, forse non sono soldi tolti allo Stato italiano, perché comunque ogni cittadino decide a chi destinare il suo 8 per 1000, quindi volendo si può destinare il proprio 8 per 1000 anche ai comuni, penso. Però sul discorso invece che hai fatto prima, la proprietà di questo capannone dove la Caritas paga 5.000 euro, di chi è? La proprietà di questo capannone è di un privato di Sarzana che non ha nessuna colpa. Perché a questo privato e non a altri? Perché poi se uno va a curiosare scopre tutti gli annessi e connessi tra politica e chiesa, investimenti vari, ma queste sono dicerie, non ci vuole molto a capirle, ma tacciamole. Sul discorso dell'8 per 1000. Diciamole, se tu sai qualcosa più di noi del territorio spezzino, diciamole, chi è questo proprietario? No, non faccio nomi. Allora questa la tagliamo, vai avanti. Quante case ha la Chiesa? L'8 per 1000 viene tolto al governo, allo Stato, viene tolto alle scuole, all'ospedale, alla sanità. Queste persone che sono in aumento costante portano a un mercato di schiavi, a un mercato di schiavi che fanno comodo ai soliti, tra cui gli ufficiali sono le cooperative rosse, come è uscito fuori da Roma, dallo scandalo Roma Capitale, e non solo, la Caritas che prende 40 euro al giorno, diciamo, di media per questi ragazzi, che non vengono investiti su questi ragazzi. Adesso addirittura ci sono le proposte del governo di quel signore che dicono che è ministro, che si chiama Alfano, ho un po' di dubbi che possa essere tale, però, di fare lavorare gratis queste persone. Al di là che diventa veramente un mercato di carne umana, queste persone lavorando gratis o quasi per la città toglieranno lavoro a me, a mio figlio, al mio amico qua vicino, perché non ci sarà più posto per lui, per me. Il giorno che lui non avremo più da mangiare, potremmo ambire al massimo a un pasto alla Caritas, non certo a un'accoglienza alla Zebra. Dormiti, spesati, vestiti, lavati e pettinati. È razzismo? Io lo chiamo realismo. Fate voi.